Buongiorno e benvenuti a un'altra puntata di Good Morning Milano. Oggi come ospite ho la dottoressa Pompili, che è una psicologa. Ha un progetto che si chiama Psychology Low Cost e adesso lasciamo parlare lei. Buongiorno, piacere di essere qui. Sì, sono la dottoressa Monia Pompili, sono una psicoterapeuta e insieme al mio collega, il dottor Paolo Bonizzoni, abbiamo progettato uno studio di psicologia e psicoterapia low cost e quindi si chiama Psychology Low Cost Milano. Abbiamo anche un sito www.psychologylowcostmilano.it e è una filosofia, diciamo. Innanzitutto siamo partiti dal desiderio di far sì che tutti abbiano accesso alla psicologia, anche perché la psicologia è una disciplina che cerca di lavorare un po' al benessere e al miglioramento della vita dell'individuo. E quindi se tutti potessero fare questo percorso saremmo tutti un po' più sereni e infatti c'è tutta una branca della psicologia, la psicologia sociale, che dice che se si potesse applicare la psicologia alla vita di tutti, anche nell'educazione, nella politica, eccetera, al mondo staremmo tutti meglio. Quindi è proprio un desiderio di condivisione della nostra materia e del nostro conoscere. E quindi il low cost per questo motivo, perché penso che nell'immaginario collettivo andare dallo psicanalista o dallo psicoterapeuta è una cosa costosa che possono permettersi in pochi. E non è una cosa soltanto nostra, ma è una cosa che si sta diffondendo. Infatti esiste un portale di psicoterapia che si chiama Psicoterapia Aperta, dove accedono tutti gli psicologi e psicoterapeuti che la pensano come noi e quindi utilizziamo delle tariffe un po' più basse proprio per permettere a tutti l'accesso alla psicologia. Questa tariffazione bassa è motivata solo ed esclusivamente da questa ragione filosofica, da questa ragione anche pratica, quindi all'accesso Sì, per diciamo tutte le persone. proprio etica, no? La motivazione principale è questa. Poi il mio collega è uno psicoterapeuta lacaniano e il suo maestro Lacan diceva che il costo della seduta lo deve stabilire il paziente perché è già analisi, in quanto in base a quanto il paziente decide di investire sulla seduta, decide di investire su se stesso. E poi il terapeuta, attraverso questa decisione, che comunque si concorda, riesce a capire quanto la persona è disposta a lavorare su di sé. Quindi il corrispettivo del valore monetario era il valore effettivo del Sì. lavoro dello psicoterapeuta. Naturalmente è tutto relativo, no? Perché in base al reddito di ognuno e a quanto ogni persona può permettersi, 50 euro possono essere tanti per chi ha un reddito inferiore e pochi per chi guadagna di più. E voi applicate questa stessa filosofia, questa stessa scelta, oppure avete un tariffario fisso? No, in genere concordiamo con il paziente il costo della seduta. Diciamo che all'incirca noi facciamo pagare la metà di quanto costano le sedute normali, che vanno dagli 80 ai 100 euro. Quindi una seduta generalmente quanto dura? Allora, io sono una psicoterapeuta ad indirizzo umanistico esistenziale e lavoro sulla relazione e sull'affettività e le mie sedute durano 50 minuti. Il dottor Bonizzoni è uno psicoterapeuta ad indirizzo lacaniano, quindi viene dalla psicanalisi e sono un po' più brevi, durano 45 minuti, 40-45 minuti. E lui usa anche una tecnica che usava il suo maestro, Lacan,
quando il paziente ha un insight importante, interrompe la seduta. Un insight, che cos'è? Spieghiamolo agli spettatori. L'insight è l'illuminazione, no? Ah, ho capito questo. E questa tecnica dell'interruzione serve a lasciare al paziente il tempo di elaborare quella visione, quella spiegazione, collegamento che ha fatto tra un comportamento presente e magari una cosa del passato. Lei invece mi ha detto che è una dottoressa a indirizzo umanistico. Umanistico-esistenziale, sì. Una definizione breve. Allora, io ho fatto una scuola ad indirizzo integrato, cioè ho studiato un po' tutti i tipi di approcci e tutti i tipi di scuole, ma si basava fondamentalmente sulla psicoterapia della Gestalt di Fritz Perls e sull'ascolto attivo di Carl Rogers. È umanistica nel senso che mette la persona al centro e per esempio Carl Rogers ha elaborato tutta una teoria sull'ascolto, ascolto attivo, cioè se io ti ascolto e sto con te, questo è sufficiente a che tu abbia un'evoluzione. Mentre Fritz Perls ha basato tutto sulla consapevolezza. Infatti c'è una tecnica che si chiama continuum di consapevolezza in cui si aiuta la persona ad ascoltarsi, quindi anche qui la persona è al centro. E poi ha elaborato delle tecniche particolari con le quali sbloccare delle cose, tipo c'è una tecnica che si chiama la sedia bollente, in cui la persona in una sedia vuota fa sedere, non so, il capo che l'ha fatto arrabbiare, o il partner, o il figlio, e si mette in scena un dialogo in seduta, e questo è un dialogo interno. Per cui diciamo che la differenza tra la psicoterapia umanistica esistenziale e la psicanalisi, per esempio, è che mentre noi lavoriamo sul qui e ora, sul presente, tanto comunque ciò che succede nel presente è una riattualizzazione del passato. La psicanalisi lavora più da un punto di vista cognitivo e quindi ad un'elaborazione del passato, sono più archeologi della mente, Sì. diciamo, mentre noi siamo più degli accompagnatori alla scoperta e all'esplorazione di sé. Allora, abbiamo parlato delle differenze tra lei e il suo collega, adesso parliamo dello studio in generale. Sì. Lo studio è low cost, questo non significa che il trattamento che voi fornite sia di bassa qualità. No, certo, no. Ovviamente. Come fate a far passare questo messaggio? Ma io credo che questo messaggio in questo momento stia passando un po' a tutti i livelli. Le persone non hanno pregiudizio su questa cosa, capiscono la nostra filosofia, noi lo spieghiamo e diciamo che è proprio un desiderio di dare accesso a tutti a questa cosa. Non viene preso come una svalutazione del nostro lavoro, anzi, direi che viene molto apprezzato. Quindi facciamo finta che domani io vengo da lei in studio. Com'è la mia prima seduta? Allora, la prima seduta è una seduta di conoscenza, valutazione del problema e quindi è gratuita. Perché è gratuita? Perché la cosa più importante in terapia è la relazione, quindi questa prima seduta serve a dare al cliente l'occasione di valutare se si trova o meno bene con me. Su questo punto è stato fatto anche uno studio in America, sono state comparate tutti i tipi di psicoterapia o di tecniche terapeutiche e hanno visto che ciò che cura è la relazione. Quindi fare un primo colloquio di conoscenza è importante per capire se è il terapeuta giusto per me. È una cosa che fanno in molti, anche quelli che si fanno pagare tanto. In genere, molto spesso il primo colloquio è gratuito proprio per questo motivo.
Se la relazione funziona, poi decidiamo insieme come andare avanti, e il costo, le sedute, se sono settimanali. Per una psicoterapia le sedute sono settimanali. Mentre, per un sostegno su un problema e un obiettivo specifico da raggiungere possono essere anche quindicinali. In terapia di coppia sono quindicinali e durano circa un'ora e mezzo. Perché voi fate anche terapia di coppia. Facciamo terapia di coppia in co-conduzione, quindi io e il dottore vediamo insieme la coppia proprio per equilibrare maschile e femminile, così che nessuno dei due pazienti si senta abbandonato nel suo genere, nella sua identità sessuale. È un qualcosa di apprezzato dalle coppie? Molto, sì, è apprezzato perché si sentono tranquilli, perché lei immagini se lei va in terapia con la sua partner e ha una terapeuta solo donna. Che cosa pensa? Sì, che Miriana mi farebbe Allora, ha detto che il singolo, la prima seduta abbiamo questa seduta conoscitiva. Poi quanto può durare una terapia, in media ovviamente? Allora, di media durano 2 anni, quindi allora, quando si decide di andare in terapia abbiamo già iniziato un percorso di cambiamento, cioè già prendere la decisione e andare è l'inizio. Il cambiamento non è facile e non è una cosa che avviene con leggerezza, richiede molta pazienza, molto impegno e molto dolore anche. Però libera anche tante energie e vedi delle parti di te che non pensavi neanche di avere. È proprio un percorso di rinascita. Questa rinascita può avvenire senza il supporto di un'altra persona? Allora, io amo profondamente l'arte e penso che l'arte può essere una via terapeutica, in realtà poi si vede anche, si sente, no? Di arte terapia. Dipende dal tipo di problema, da quanto è profondo il problema, però l'arte secondo me aiuta quasi come uno psicoterapeuta. Però ci deve essere questa forma di espressione di sé. Sì, infatti l'arte è una forma di comunicazione, no? Così come andare in seduta. In mancanza di quella, è possibile pensare ad una rinascita? Allora, tutti gli eventi traumatici, e in psicologia per trauma si intende sposarsi, cambiare lavoro, cambiare casa, cambiare città, la morte di un genitore, la morte di una persona cara, un incidente, sono evolutivi. Quindi un trauma può portare al momento una grande sofferenza e un grande dolore, ma poi può portare un cambiamento. Dipende sempre dalla profondità del problema. Ci sono delle patologie che senza la psicoterapia e a volte anche senza le cure psichiatriche non si possono curare. Però un disagio esistenziale, un'ansia non da attacchi di panico, oppure non so, delle difficoltà a dormire. Le cose più lievi possono essere risolte anche con un trauma. E quando è che capisco, io soggetto medio, di aver bisogno di uno psicologo, di uno psicoterapeuta? Guardi, nel nostro volantino che a me piace tanto, che lasciamo in giro per la città, abbiamo scritto che ci si rivolge ad uno psicoterapeuta quando il sintomo diventa insopportabile. E quando le vecchie strategie di sopravvivenza non funzionano più e quindi abbiamo bisogno di un cambiamento. E il terapeuta è Virgilio che ti guida nel viaggio verso l'inconscio e l'esplorazione di sé. E per le coppie, quando è che si capisce che si deve andare dallo psicologo? Allora, in genere arrivano coppie che stanno attraversando una crisi, ma non che hanno già deciso di separarsi. Quindi
Quando la decisione di separarsi è presa, se arrivano, è soltanto per mettersi d'accordo sulla gestione dei figli, soprattutto per quanto riguarda la gestione dei figli. Però in genere arrivano coppie che stanno attraversando una crisi ma vogliono salvarla la coppia. E in genere il problema è un problema di comunicazione, quindi li aiutiamo un po' a riaprire la comunicazione, a rincontrarsi, perché uno dei più grandi problemi per le coppie è l'arrivo dei figli. Quando arrivano i figli si perdono. Perché rientra in uno degli Perché eventi traumatici, l'arrivo dei figli. Questa sì. definizione di trauma è volutamente così ampia oppure è una scelta della psicologia? Noi Allora, trauma non si, l'associamo a nel qualcosa di senso prettamente comune è negativo. associato a una cosa negativa. In realtà trauma non significa evento negativo, significa cambiamento. Per esempio, in giapponese la parola crisi significa anche opportunità. Noi non cambiamo se stiamo bene. Io sono toscana e dalle mie parti si dice Giona ride e cogliona, no? Perché quando sei sempre felice non senti il bisogno di evolvere. È quando stai male che hai bisogno di trovare una risposta, di trovare una modalità diversa dentro di E il trauma mediamente come affrontato da una persona che non sente di andare, non sente il bisogno di andare da uno psicologo? te. Beh, viene rimosso. E si manifesta in altre forme, ansie, insonnia, rabbia, paura, non c'è una consapevolezza. Il compito della psicoterapia è la consapevolezza, se no il trauma viene rimosso, non so, mi muore una persona cara e non piango, non ho reazioni particolari, lo congelo lì, no? Ma poi congelato lavora. Non c'è consapevolezza nel senso che si rimuovono interi pezzi o si rimuove l'espressione, quindi la sublimazione di quell'emozione. No, no, si rimuovono i pezzi perché se non rimuovessi i pezzi lo esprimerei. Proprio non c'è una sensazione, no? Io, visto che siamo quasi in chiusura, chiudiamo con le ultime domande. L'utente medio, il vostro utente medio, chiamarlo utente è proprio deumanizzante, però mi dispiace. Sì, allora nella mia scuola che è umanistica li chiamiamo clienti invece che pazienti, proprio perché non ci va di dare quell'attribuzione di patologia. Però Quindi il vostro cliente chiamiamoli medio, persone. la persona media che si reca da Così voi, non ci sbagliamo. da dove viene? Ci sono tutte le fasce sociali e culturali, da studenti, ecco, questa è una cosa molto bella del low cost perché permette agli studenti di venire. È E è così indispensabile per gli una. studenti? L'ingresso nell'età adulta è molto difficile. Il passaggio dall'adolescenza all'età adulta è un passaggio molto delicato, infatti ci sono delle patologie come la depressione o anche la psicosi, che è più grave, che si sviluppano proprio intorno ai 20 anni. Ma questo è sempre stato così o è un caso di quest'era digitale? No, allora, questo è sempre stato così. Ora con l'era digitale stiamo anticipando il disagio nell'adolescenza. Quindi l'adolescenza a 16 anni ci si ritrova con dei nuovi traumi da Sì, analizzare. sì. Ci sono tutte le patologie un allievo di Lacan, Massimo Recalcati, le chiama da mancanza dell'altro, no? Il soggetto vuoto. E sono tutte patologie come l'anoressia, la bulimia, la depressione, che sono proprio dovute all'isolamento. E la tecnologia fa Ci isolare le porta a isolare. persone, sì. E mentre stava dicendo, il cliente medio, studenti. Studenti, professionisti,
professionisti, commessi. Quindi non c'è nessun tipo di diciamo che forse l'unica caratteristica è che prevalgono le donne. Le donne? Sì, c'è una prevalenza di donne, però gli uomini stanno arrivando. Quindi lei pensa che sia più per uno stigma sociale di andare dallo psicologo o per noi maschietti che dovremmo avere un certo ruolo all'interno della società, forte, mascolino, che non si apre? Oppure pensa sia effettivamente che le donne hanno un maggior bisogno? Allora, c'è una teoria che dice che mentre la donna... Lo sviluppo del cervello è avvenuto secondo lo sviluppo della nostra storia, no? Allora, il primo cervello è il cervelletto, il cervello istintivo. Quando l'uomo si è fermato nei villaggi, ha avuto bisogno di sviluppare le capacità relazionali. Quindi si è formato il mesencefalo, che è il cervello femminile. Poi, con l'era glaciale, che non c'era più cibo da trovare facilmente, l'uomo ha dovuto sviluppare il desiderio di possedere e di combattere e di prevalere, e ha il cervello maschile. Quindi diciamo che mentre le donne hanno più competenze di tipo relazionale e affettivo e quindi soffrono di più perché tutta la sofferenza psicologica deriva da una mancanza d'amore, l'uomo la gestisce meglio e fa più fatica ad ammettere con se stesso questa cosa, perché l'uomo è più dedito al fare, al possedere, a risolvere problemi. La donna è più attenta invece alle cose relazionali. Quindi questa teoria non vede solo l'aspetto culturale del ruolo dei due sessi, ma vede l'aspetto storico e evoluzionistico. Sì, direi che forse è l'aspetto evoluzionistico che ha determinato il ruolo sociale, no? Sociale e culturale. Poi, se ne vogliamo andare a chiederci a monte, ma perché la donna è stata nel villaggio a prendersi cura dei piccoli e di sfamare tutti e l'uomo andava a caccia? Però insomma, mi sembra anche abbastanza chiaro. Non siamo qua a ricostruire come Jean-Jacques Rousseau l'origine dell'uomo. Io ti ringrazio per questi 20 minuti che ci hai dedicato e invito i nostri spettatori a tornare domani per un'altra puntata di Good Morning Milano. Buongiorno, arrivederci.